Rieccoci nuovamente con il pepe e sale. Abbiamo visto tanto mare siciliano, ci siamo tuffati nelle acque di Ragusa. Adesso invece ci andiamo a tuffare nei social, perché abbiamo preparato tre tweet che vi andiamo a mostrare subito. Il primo, perché abbiamo parlato della Sicilia, continuiamo con la Sicilia, perché la tradizione sicula vuole che a colazione o a merenda, quindi sarebbe anche l'orario giusto, guardate con cosa una persona può buffarsi. Con tanti chili di felicità, scrive il nostro amico Rosario. Tu sai cosa sono queste cose, no? Sì, quella è una crema di pistacchi. Ecco, di Bronte, perché Bronte è un paese dove c'è il pistacchio più buono del mondo. Perché ridi? È la verità. No, guarda, ma perché prende in giro. Ovviamente tu fai questa pubblicità alla tua regione, quindi di conseguenza devi anche. Ho capito, ma scusa, la scorsa puntata hai parlato tanto bene della Sardegna. Permettimi adesso di promuovere la mia Sicilia. Ma io porterò qualcosa di sardo. Aspetto, quindi tu devi promettere che porterai la qualcosa crema di siciliano. Ad esempio, sai cosa potrei portarti? Andiamo a vedere il prossimo tweet. Perché potrei portarti un buon cannolo siciliano, è quello che sta mangiando la nostra amica Licia Briano, e adesso mi sparo una bella colazione a base di cannolo. Vedi, a colazione un cannolo, neanche ti dico quanti chilogrammi puoi pesa un cannolo. Guadagnare. Sì. Poi il cannolo tipico siciliano sta con la ricotta e le scaglie di cioccolato. Comunque, guarda, basta dilungarci. Andiamo a vedere l'ultimo tweet, perché poi dobbiamo andare a intervistare un ospite. L'ultimo tweet è una roba che ci invidia tutto il mondo, veramente. La brioche col gelato. In Sardegna la fanno la brioche col gelato? Ma qualcuno la mangia, io no. Però potrei provarla in effetti. Questa sempre per fare colazione. Comunque, chiudiamo questa parentesi culinaria e social, soprattutto perché è arrivato il momento di andare a sentire una voce molto calda, una voce profonda di... Beh, sì. Di? Max Poli, tu lo conosci? Lo conosco molto bene, infatti ho paura a fare questa intervista, perché innanzitutto buon pomeriggio Max Poli, speaker radiofonico di Radio Kiss Kiss. Buon pomeriggio. Ciao, buon pomeriggio a voi. Ecco, allora, dovrei dire tutte le cose che fa Max. Allora, speaker radiofonico, doppiatore, anche direttore, se non sbaglio, della Art News. E poi fa anche il maestro professore di dizione. Però ti prego, Max, evita di bacchettarci. No, assolutamente, tranquilli. Non faccio il maestrino questo pomeriggio, tranquilli. Grazie. Meno male, siamo in estate. E infatti sarà più buono. Allora, io vorrei chiederti, mi permetto di darti del tu. Ma certo, devi. Immediatamente una cosa: come nasce la tua passione? Te l'avranno chiesto in tanti, però raccontaci un po' della tua avventura con la radio. Ma la mia passione nasce, come molti altri colleghi, dai villaggi turistici. Tutto partito da lì, lavoravo nei villaggi turistici come animatore, ero uno sportivo, pensate, facevo nuoto, l'unica cosa che mi sono rimaste le spalle larghe del nuotatore. Però poi sai, lì ai villaggi ti provano, ti fanno fare tante cose, mi hanno messo sul palco una volta a presentare una cosa, e da allora lì innamorato della conduzione, prima dal palco, poi la radio, che in quegli anni andava fortissimo, insomma, non c'era la rete, non c'era internet, quindi molti tra i giovani seguivamo soprattutto la radio. Avevo delle amiche che erano appassionate di radio, e per conquistare qualche ragazza ho iniziato a fare radio, è nato tutto da lì. Ah, poi, ecco, insomma, ci ha svelato il segreto, l'arcano, mistero. C'era quella cosa che mi spingeva a farlo, insomma, ero un timido fondamentalmente, e la radio mi ha aiutato molto. Ma ti viene in mente una canzone dell'epoca, qualcosa che ti ricordi e ti ricorderai per sempre? Sì, sapete quando ricordo quel periodo proprio dell'inizio della mia carriera radiofonica? C'era una canzone di Tasmin Archer che si chiamava, ancora sì, si ascolta alla radio, Sleep in Satellite. Quando sento quella canzone mi sembra di rivivere quel periodo lì, proprio l'inizio della radio. Canzone molto bella. Beh, immagino. Peppe. Quando possiamo, facciamo anche un po' di promotion e poi andremo anche nel dettaglio a trattare un tema molto serio. Quando i nostri amici telespettatori, quando possono ascoltarti alla radio? Abbiamo detto che lavori Radio Kiss Kiss.
Sì, siamo in pieno palinsesto estivo e quindi gli orari variano molto. Ho fatto negli ultimi 2 mesi l'orario 17:20 e da lunedì invece sarò in onda dalle 15 alle 18 tutti i pomeriggi per 2 o 3 settimane. Poi ripartirà a settembre, da metà settembre un nuovo palinsesto, quindi non conosco ancora la collocazione oraria, ma bene o male adesso sono tra un pomeriggio e tardo pomeriggio, da lunedì al venerdì. C'è una cosa, sicuramente una caratteristica, o meglio una differenza tra la radio e la televisione, tra chi fa radio e tra chi fa televisione. Tu con la tua voce riesci, tu così come tutti i tuoi colleghi, con la voce riesci a trasmettere emozioni alla gente che vi ascolta e che non vi vede, cosa che invece succede con le immagini. In alcuni casi è anche meglio che non ci vedano, sai, sì. Non è che siamo così belli come voi. No, vabbè, dai, guarda, allora, ti stiamo vedendo, Silvia, possiamo anche dare un commento, un giudizio su Max? È un bel... Ecco, sì, buona, è un bell'uomo. È un bell'uomo, ha detto, un bell'uomo. Grazie, grazie. Okay. Grazie, gentilissima Silvia, se siete dei padroni di casa gentilissimi, lo sono, fate per questo motivo. Però alla radio, sai, non avendo il supporto delle immagini, dobbiamo riuscire ad emozionare, come dicevi tu, Peppe, moltissimo con i contenuti. I contenuti sono la prima cosa, quindi puoi suscitare sentimenti contrastanti purché tu riesca a suscitare appunto emozioni in chi ti ascolta, anche contrastanti. Sai, c'è una scuola di radio, intendo dire una scuola di pensiero, che dice proprio questo: puoi anche essere ascoltato da chi non ti sopporta, sei vincente anche in quel caso. Senti, allora, la radio è un mezzo più estivo rispetto alla televisione, perché comunque la gente va in spiaggia, va a mare e ascolta la radio. Sì, decisamente sì. Sai, la radio molti la davano per morta, in realtà sta mostrando di avere tanta salute, perché mentre c'è la crisi del mercato pubblicitario un po' per tutti i media, la radio resiste, anzi è in risalita, e come dicevi anche tu, forse l'estate anche aiuta, no? Però a inizio anno, quindi un dato anche, diciamo, che riguarda più la stagione fredda, il dato era assolutamente positivo, aumento degli introiti pubblicitari per le radio in generale, e l'estate certamente aiuterà questa tendenza positiva. La radio sembra non morire mai, anche se di tanto in tanto qualcuno ci dà per spacciati. Forse sapete cosa cambierà? Cambierà il mezzo di trasmissione, cioè non più le classiche antenne via etere, quindi l'FM, ma magari in un futuro neanche tanto lontano. Sì, esatto, l'alta velocità, la rete ad alta velocità. A proposito di influenze, sicuramente la radio, la tua voce influenzerà i giovani. Recentemente ci sono state delle polemiche dopo la morte di un ragazzino di 16 anni al Cocorico per assunzione di stupefacenti. Tu, secondo te, effettivamente che cosa si può fare per combattere questo fenomeno? È necessario in qualche modo chiudere i locali? Può bastare? No, secondo me è una scelta sbagliatissima quella di chiudere i locali. Non ne capisco proprio l'utilità, anche perché a questo punto dovremmo chiudere tutte le strade che fanno da punto di ritrovo dei giovani, dove si spaccia, cioè non è la soluzione giusta. Chiudere il Cocorico secondo me è stata una cosa sbagliatissima. Leggevo che Alfano adesso ha detto, giustamente, allora se chiudiamo il Cocorico dobbiamo chiudere tutte le discoteche, ma non si può fare, anche perché metti tantissime persone in strada, intendo dire non in strada fuori a spacciare, ma lavoratori che potrebbero perdere appunto occupazione. Anche perché, scusami Max, devo anche per completezza di informazione, questo ragazzo aveva preso la droga non in discoteca ma fuori, insomma, nel suo paese, ecco, giusto per essere anche chiari con chi ci ascolta. Sì, si dice che l'avesse portata alla Perugia, però certo è, ci sono delle discoteche che vanno assolutamente sanzionate perché magari agevolano questo tipo di attività, non dico che sia il caso del Cocorico, per carità. Allora in quel caso bisogna intervenire con qualcosa di forte. Se la discoteca, come dire, è concussa, c'ha qualche cosa a che fare con questi spacciatori, ma se fuori ad un locale si spaccia, la discoteca cosa può farci in genere? Non è la soluzione giusta quella di chiudere un locale, ripeto, altrimenti dovremmo chiudere veramente tante di discoteche, insomma, non va bene. Certo. Non va bene. Esatto, nel piano del Viminale ci sono anche diversi provvedimenti che riguardano il controllo stradale, un servizio di SMS, ma secondo te, tu che effettivamente magari conosci meglio i giovani, che cosa si potrebbe fare per influenzare loro positivamente?
Beh, allora, innanzitutto fare un'attività di prevenzione, spiegare a questi ragazzi per quello che è possibile. Sai, quando sei ragazzo, giovanissimo soprattutto, hai voglia di trasgressione, non hai, come dire, tutto questo equilibrio che hai quando sei un po' più grande. Allora, non so se avete letto, leggevo di Giovanardi che aveva proposto un disegno di legge, mettere cani antidroga fuori le discoteche e vietare l'accesso alle discoteche ai minori di 18 anni. Le discoteche tra l'altro si sono mostrate favorevoli al divieto d'accesso ai minorenni, bene, ma non è che solo il minorenne usa queste pasticche, anche sopra i 18 anni. L'importante è una buona attività di prevenzione, magari il cane antidroga mettilo anche fuori la discoteca, bene, può essere un aiuto, però certamente va spiegata a questi giovani ancora una volta cosa si va incontro prendendo queste pasticche, prendendo cocaina e qualunque altro stupefacente, e soprattutto se proprio lo prendi, se proprio accade, come intervenire, cosa fare immediatamente, insomma, può essere d'aiuto in alcuni casi. Bisogna divertirsi, sì, ma in maniera sana, sì. Ecco, dobbiamo anche dire questo, insomma, perché poi spesso esagerare non fa assolutamente bene, parliamo di sostanze stupefacenti, ma anche di alcol, ma di diversi anche aspetti e tematiche, giusto Max? Esatto, esatto, ragazzi, divertitevi, cioè queste pasticche, queste cose, ma non vi aiutano, vi fanno solo star male e in alcuni casi avete sentito a cosa portano, ci si può divertire decisamente in altro modo, magari qualche goccetto in più, bere un po', sapendo poi che c'è qualcun altro sobrio che guida l'auto, ovvio, per tornare a casa, questo è ovvio, oppure che avete, che ne so, se siete in navetta, viaggiate in pullman, va benissimo, si può alzare un po' il gomito, ma oltre, secondo me è una cosa da stupidi, veramente, non sprecate la vostra vita, ragazzi. Evitate proprio di divertirvi in questo modo, divertitevi con le ragazze, con i ragazzi e qualche bevutina in più ci può stare, sai, se non si guida. Se non si guida sempre. Max, allora voglio sapere, sono curioso, entro nel personale, le tue vacanze di quest'estate, perché sto cercando una persona, perché Silvia, la nostra Silvia Malagnini, vuole andare in vacanza, non ho trovato nessuno che la possa accompagnare, allora vediamo se Max può darci qualche idea e magari vai con lui. Qualche consiglio. Qualche consiglio. Ah, perché no, perché no? Allora, cara Silvia, io ti consiglio, innanzitutto molti... Allora, l'Italia ha un difetto, abbiamo delle coste meravigliose, dei posti meravigliosi, però il guaio dell'Italia forse è che costa un po' troppo in alcuni casi. Le vacanze in Italia per gli italiani stessi costano tantissimo, a volte conviene veramente andare più all'estero. Però io non lo so, resterei comunque nel nostro paese, quindi a parte tu sei siciliano, Peppe, quindi sì, io infatti. La Sicilia l'adoro, andrei sempre si era sentito, lì. Si era capito dalla mia accento. Sì, no, vabbè, ti conosco, per questo sono non tanto dall'accento. Il tuo accento è buono. Anche perché hai studiato dizione con me, non posso buttare la zappa sui piedi, quindi vai bene così come parli, assolutamente. Dicevo, amo la Sicilia, quindi mi sentirei di consigliare a Silvia, a chi ci sta guardando in questo momento, di andare in Sicilia, perché offre non solo mare, ma paesaggi storico-culturali meravigliosi, a parte che si mangia in Sicilia veramente da paura. Io quando vado in Sicilia torno 2 o 3 kg in più, però insomma, poi basta fare movimento e li smaltisci. Non lo dire a me. Beh, altri consigli che riguardano le vacanze e anche la musica, posti. Direi anche la musica, perché siamo in chiusura, Max. Ah, ok, la canzone di quest'estate. Beh, questa è una domanda che mi fanno spesso. Noi che facciamo la radio, facciamo questo lavoro, ci chiedono, ma il successo di quest'estate? Mi hanno chiamato proprio qua un paio di giorni fa i colleghi della carta stampata. E la canzone dell'estate per me sarebbe quella di Mad con Don't Worry, anche se in realtà sarà ed è quella di Alvaro Soler, Il mismo sol, no? È sì. Proprio il tormentone di quest'estate. Sulle italiane punterei su Maria Salvador di DJ Axel Cile, sono le canzoni che in qualunque momento tu accendi la radio, sei in un lido, in un bagno a fare qualche tuffo, senti in sottofondo, sono queste le canzoni che ricorderemo per quest'estate 2015, anche se quella di Mercon, Don't Worry, mi ricorda molto Happy, quello di Pharrell Williams che l'anno scorso ci ha accompagnato. Le andremo a ascoltare subito, Max. Grazie mille, gentilissimo, e potete grazie ascoltarlo su Radio Kiss Kiss. Ciao. Ciao ragazzi, a presto. Ciao con Channel.
Niente, che personaggio, Max Foley? Simpatico. Benissimo, noi ahimè siamo arrivati al termine anche di questo appuntamento. Io lo dico sempre con tristezza, devo dire, perché mi piace sempre di più questo programma. Beh sì, passiamo bene l'estate. Passiamo bene l'estate. E allora, noi vi salutiamo, però subito dopo i nostri video selfie. Cosa non mi piace di quest'estate? È molto divertenti, devo dire. Eh sì, sicuramente ne vedremo delle belle. Ne vedremo delle belle. Grazie mille Silvia Malagnini. Grazie a te. Ciao ciao, alla prossima. E anche quest'anno, come negli ultimi 8 anni, quest'estate ce la passiamo lavorando. A parte questi 2 giorni di sole che ho preso, per il resto si suda, si fatica, si lavora e si soffre il caldo, come tutti gli anni. Non mi piace l'estate perché non posso divertirmi, perché sto sempre sfaccendando, pulendo tutto questo casino che c'è dentro casa e io sto sempre lavorando. Odio l'estate, il sole che ogni giorno ci scaldava, che splendidi tramonti dipingeva. Adesso brucia solo con furore. Odio l'estate perché è sempre troppo breve.